Tra i festeggiamenti organizzati in occasione del mese dedicato a Maria Santissima della Libera, a Prato alla Peligna, nella sala parrocchiale si è tenuto un convegno sul tema Altro da me, il viaggio come strumento di ricerca della propria identità e delle proprie radici all'interno del villaggio globale. Per villaggio globale si intende appunto il mondo. Oggi si tende ad uniformare usanze, abitudini, a ottimizzare i tempi, ottimizzare gli spazi, no? Ad umanizzare lo spazio, cioè nel senso che l'uomo ha occupato tutto lo spazio ed il tempo possibile ed immaginabili. Però l'appiattimento delle abitudini, se da una parte è garante di abbattimento di frontiere, dall'altra è anche mancanza di trasporto, di veicolo di cultura, cioè il bello della cultura è il confronto, è l'incontro che nasce anche dalla diversità, dall'altro, dalla differenza, quindi la ricchezza che è generata appunto dalla differenza è sicuramente qualcosa di più costruttivo, di più importante, di più energico e vitale che non l'omologazione del villaggio globale. Il convegno, molto partecipato, è stato voluto ed organizzato dal Comitato Maria Santissima della Libera. I preparativi della festa qui da noi cominciano già dal mese di ottobre, adesso siamo quasi arrivati e cominceremo già con delle manifestazioni in piazza, ci sarà la premiazione del concorso letterario e pittorico per bambini che ha avuto veramente un incredibile successo di partecipazione di alunni che provengono dalle scuole di tutto il comprensorio, abbiamo anche testimonianza di bambini di Gioia De Marsi, molta partecipazione anche di bambini delle scuole di Sulmona, di Raiano, di Castelvecchio e quant'altro. Sindaco, la popolazione accoglie con grande entusiasmo questo mese di festeggiamenti della Madonna della Libera. Ma diciamo che l'aspetta tutto l'anno ed è una cosa che, come dire, ferve nel cuore non solo dei pratolani che stanno qua, ma soprattutto dei tanti pratolani e delle tante pratolane che in giro nel mondo poi trovano come data di quel mese di maggio per tornare, come occasione utile per tornare a casa, per risentire la compagnia di gioia che canta tra le nostre strade, per rivedere la processione, per vedere l'esposizione e per emozionarsi ogni volta. Qual è la cosa che spinge decine se non centinaia di pellegrini a venire a piedi da Gioia dei Marsi a Pratola, se non la fede, il trasporto verso Maria Santissima della Libera? E questo è commovente, significativo, perché non sono solo gli anziani, non c'è differenza di età, non c'è differenza di classe e quindi la fede abbatte ogni barriera. Tra gli altri eventi è stata allestita nei locali delle suore della presentazione Maria Santissima in piazza Garibaldi a Pratola una mostra fotografica in omaggio alla compagnia di Gioia dei Marsi.